Ciao a tutti ragazzi, un'altra puntata del nostro bellissimo streaming di Everwinter, con me c'è come sempre Riccardo e Michele, chiaro, e insomma, cosa vi faremo vedere quest'oggi? C'è tantissima carne al fuoco perché sono successe tante tante cose questa settimana, soprattutto sulla nostra pagina Facebook, sui nostri forum, dovunque, sta succedendo delirio dovunque. Cosa facciamo? Li facciamo vedere subito a pagina Facebook? Facciamo la carrellata. La carrellata. Velocemente, perché vedo già che vanno le ciance, vogliono già fare tante domande noi. Esatto. Allora, passiamo subito sulla nostra pagina Facebook. Come vedete, abbiamo cominciato, per chi non lo sapesse ancora, un nuovo contest. Che fondamentalmente vi darà la possibilità di vincere un Hero of the North, un pacchetto fondatore Eroe del Nord, una volta che arriveremo a 1500 mi piace sulla pagina, e a ogni 1000 mi piace, fino ad arrivare a 6000, vi daremo, un fortunato di voi vincerà un pacchetto con oggetti esclusivi da utilizzare in gioco. Come fare per vincere questo pacchetto? Dovrete andare a questo post, questo qui, dove c'è una bellissima immagine che vi spiega insomma che cosa ci sarà all'interno di questi pacchetti, e semplicemente condividere questo stato. Semplicemente cliccare su condividi e condividere questo stato. A questo punto entrate automaticamente in lizza per vincere un pacchetto fondatore Eroe del Nord, che è quello più ciccio, diciamo. Sì, ovviamente è un contest che durerà più tempo, quindi adesso diamo la possibilità ai primi, ai più veloci, di vincere i primi pacchetti. Poi mano a mano che la community salirà, anche con il gioco ovviamente live, daremo anche più altri oggetti, altre sorprese, diciamo. Esatto, sì, questo qui insomma. Quindi venite sulla nostra pagina Facebook, condividete, potreste portarvi a casa un bel pacchetto Eroe del Nord, che non fa mai male, oltre a tanti altri pacchettini con dei companion, insomma vari oggettini che vi possono essere utili in gioco. Poi cosa farvi vedere? Forum, abbiamo notato che c'è stato, diciamo, un'impennata di persone che insomma ha cominciato a utilizzare il forum soprattutto per chiedere aiuto, discutere sulle classi, cercare gente con cui giocare, quindi grazie, continuate a usarlo perché veramente penso che sia il mezzo più veloce, più utile per stare in contatto sia con noi direttamente che con tutta la gente interessata al gioco attualmente in Italia. Quindi poi abbiamo anche risolto quel bug che dava abbastanza fastidio a qualcuno. Sì, che ci ha fatto uscire pazzi. Sì, esattamente, ma adesso è risolto. Qua dalla regia ci dicono far vedere dove si accede ai forum, per esempio. Dove si accede da dove, ai forum? Dal sito? Ma guarda, allora, dal sito, dalla pagina principale, fondamentalmente voi andate sotto comunità e cliccate su forum. A questo punto venite reindirizzati automaticamente sul forum e da qua sopra, se non siete ancora collegati, potete farlo mettendo il vostro nome forum e password, e a questo punto siete liberi insomma di postare, discutere, fare quello che volete sul nostro bellissimo forum. Allora, mi chiedono già di chiccare Bruio, perché è quello che ha vinto il pacchetto la settimana scorsa. Ah, ok, buona sapere. Che però almeno ha avuto il merito di essere qui appunto a vederci, diciamo. Non, esatto. Non ha, diciamo, goduto il pacchetto senza lasciare, abbandonandoci. Sì, diciamo. Esatto. E guarda, oltre al forum sta succedendo tanta altra bella roba, perché questo cos'è? Mi stava cadendo la spalla. Oggi siamo aggressivi, ogni volta che diciamo delle cose sbagliate ci picchiamo a vicenda, ci picchiamo. E questo cos'è? Questo qui è in anteprima, super anteprima, il sito teaser di Fury of the Feywild, che come saprete è insomma un nuovo update, un nuovo modulo che arriverà nel corso dell'estate. Come vedete, già localizzato in italiano, quindi insomma ci stiamo preparando. Che è la prima espansione ufficiale. È la prima espansione ufficiale. Che introdurrà molte, molte sorprese. Esatto. Insomma, molte. Sì. E un corposo anche update a livello di appunto bilanciamento classi.
questo verrà e anche quant'altro prima. Che verrà anche prima. Sì, ma no. Ma questa è proprio la prima espansione ufficiale. Abbiamo anche annunciato Gontalgrim, che ne parleremo anche fra poco. Vi facciamo anche vedere il trailer e vi spieghiamo magari, visto che non abbiamo ancora tradotto in italiano il trailer, vi spieghiamo un po' come funziona il tutto. Esatto. E abbiamo parlato appunto, un'ultima cosa, direi che è quella che per me conta più di tanto. Vai. Per chi non si è ancora iscritto, non sta ancora giocando a Neverwinter, fagli pure vedere il sito dove è la nostra pagina. È facilissimo, perché andando in neverwinter.it, esatto, su neverwinter.it raggiungerete questa pagina. Cosa dovete fare a quel punto? Semplicemente andare su comunità, per registrarsi c'è il grande bottone rosso che non può mai mancare, che è registrati ora. Fondamentalmente si clicca qui, venite portati alla pagina di registrazione, dove con 3-4 passaggi siete registrati e potete cominciare a scaricare il gioco tranquillamente. Ah, ecco, una cosa che molti di voi hanno fatto presente giustamente. Dal nostro sito il download non è ancora disponibile dal sito italiano. Questo perché? Perché stiamo aspettando che la versione italiana sia disponibile. Prima vi anticipo, quando sarà disponibile la versione italiana? Allora, vedo che già ovviamente ci stanno già tartassando di questa domanda e tutti dicono: allora, abbiamo annunciato da poco il lancio live della versione inglese, francese e tedesca, che sarà comunque uno step importante per noi. Comunque, per la versione italiana, che praticamente non sarà in contemporanea come lancio, per il fatto che non è proprio il lancio live anche della versione italiana, è considerata una cosa un po' separata, perché dobbiamo mettere... mi sto spiegando male, mi sto avendo già dei punti di domanda, scusate. La situazione è questa: diciamo, il lancio live della versione tedesca, francese, inglese è una cosa. La versione italiana, no, non siamo gli ultimi, perché c'è anche la versione turca e polacca, sempre del gioco, è una fase diversa, diciamo, quindi considerato come una, anche se è una patch, è comunque ha un trattamento diverso, diciamo, gli sviluppatori devono fare delle cose diverse. Possiamo dire che però il 20 esce il gioco, diciamo, live, ed è questione di... Non dico ore. Magari già al prossimo streaming potremmo dirlo, mi sa, il famoso. Forse sì. Guarda, potremmo annunciarlo. Sì, quindi... finalmente potremmo. Se lo diciamo adesso, diciamo che ci arrivano con queste. Oggi però è 10, prossima settimana è 17, potremmo avere... Forse, sì. Sì. Abbiate solo pazienza, davvero, non vogliamo... Se siamo qua, appunto, a iniziare questa serie di streaming ogni lunedì, è proprio perché siamo arrivati vicini, quindi vogliamo... Esatto, no, ed è proprio perché vogliamo parlare con voi tutti e, insomma, condividere con voi tutte le nuove news. Quindi sicuramente appena abbiamo notizie che possiamo comunicarvi, ve le comunichiamo sicuramente. Comunque, nel frattempo so che giocate la versione inglese, quindi se avete comunque domande siamo qua, quindi potete sempre utilizzare appunto lo streaming oppure il forum, noi siamo qua appunto a disposizione. Esatto. E poi, insomma, adesso vi continueremo nella fase dello streaming a spiegare appunto novità e altre cose, ovviamente. Passiamo... Per tenervi attaccati. Sì, passiamo a una cosa più interessante, sì, esatto. Per voi, giustamente. Soprattutto per voi. Vi abbiamo anticipato che qualcuno di voi vincerà un... pacchetto fondatore Eroe del Nord durante questo streaming. Già un fortunato vincitore c'era stato durante lo scorso streaming, ma adesso abbiamo cambiato un attimo modalità. Perché? Perché vi faremo vedere due parti del codice durante tutto questo streaming, a partire da ora. Da pro, ecco. Esatto. Cominciamo, aspetta, diamogli un po' di suspense. Oh. Allora. E adesso faremo vedere un primo codice, quindi preparatevi a scriverlo, a copiarlo, a fotografarlo dallo schermo. Più avanti, durante lo streaming, ne faremo vedere una seconda parte. E la terza parte, a fine streaming, la pubblicheremo su Facebook. Quindi, il primo che avrà tutte le tre informazioni, tutte le tre parti del codice, e sarà veloce abbastanza da riscattarlo per primo sul nostro sito, si porterà a casa un pacchetto fondatore Eroe del Nord. Come riscattarlo? Ve lo faccio vedere subito al volo, in questo modo. Semplicemente andate sempre su, appunto, neverwinter.it, andate su il gioco, riscatta chiave, e a questo punto qui
Perché io sono... Sei già loggato, quindi chiaramente. Però qui entrate con insomma il vostro account, login, a quel punto vi apparirà una finestrella dove poter mettere il vostro codice completo e a quel punto insomma lo riscattate e avrete in gioco tante belle cose. Quindi ripetiamo l'ultima volta, adesso abbiamo già più di 80 persone, quindi insomma 81, cominciano le chance cominciano a ridursi. Esatto, quindi... Quindi vediamo i più fedeli, ovviamente il più fedele o uno dei più fedeli verrà premiato, quindi mostreremo fra poco un codice sullo schermo più o meno qui, più o meno in questo punto qua, qua, dello schermo, quindi segnatevelo al più presto perché non lo terremo lì, lo toglieremo. Più avanti durante lo streaming metteremo la seconda parte, uh-huh, e la terza parte, come ha detto da Michele, sarà su Facebook. Quindi seguite tutto lo, se volete vincere, seguite tutto lo streaming, assolutamente. Ve lo, glielo facciamo vedere la prima parte? Aspetta, dicono che quello che ha già vinto... Quello che ha già vinto ha detto, lo voglio già ammazzare. Allora, voglio, te non allora... lo fare, effettivamente dovresti non farlo, scusami. Vabbè, vedremo adesso. Dai, facciamolo vedere subito. Allora, questo pronti? Rullo di tamburi, diamo un po' di suspense, che pronti? Mi piace un po' farli un po' soffrire, questi 82 persone. Pronti? Via. E via. E via. Allora, vediamo, adesso c'è qualche, vediamo, eccolo lì. Eccolo lì, esatto. Allora, è questo qua sopra. Qua. È questo non si qua può coprire sopra. Comunque. Non si qua. Può coprire, quindi posso dargli anche spadate. Le botte. Esatto. Mi raccomando, non diamo le botte sul tavolo, no, sennò li facciamo scappare. Esatto. Teniamolo qualche minuto, dai. Sì, dai, andiamo qualche minuto. Assolutamente. Esatto. Gotti, esatto. Bravo. Ecco. C'è già quindi un po' questa volta non c'è più una pesca miracolosa. Volta non c'è più una pesca miracolosa dettata puramente dal culo, possiamo dirlo, ma c'è anche insomma l'abilità e la fedeltà di seguirci dall'inizio alla fine di questo streaming, se siete abbastanza pazienti per farlo. Tanto vedo già delle domande, vabbè, il cavallo di fuoco è un pet speciale che puoi appunto ottenere in gioco aprendo una specie di scrigno speciale che trovi durante le quest oppure puoi comprare all'auction house. Questo rispondo a Josep86ita. Josep86ita, no, il nostro amico. Non è così giovane, vero, il nostro amico, perché salutiamo comunque. Ciao, Josep. Allora, vediamo un po'. Siamo 84. Vediamo, c'erano altre. Sapendo domande, che magari alcuni sono a vedere cose di E3 e hanno, sì, hanno disertato, c'è stato, esatto, diciamo. Purtroppo c'è stato un timing un po', scusate, sfavorevole, perché come sapete, insomma, c'è un po' di E3 anche nell'aria. Esatto. Adesso, quindi, comunque, e poi a proposito dell'orario dello streaming, vi chiederemo anche l'orario migliore che secondo voi, insomma, per la maggior parte di voi, se verso le 6, 6 e mezza o 7, quindi apriremo anche un piccolo sondaggio su Facebook per vedere qual è l'orario migliore. Esatto. Perché oggi facciamo un esperimento appunto alle 6 e mezza, vedere un po' se accorrete lo stesso numero. Funziona, numerosi, se corregge il tiro, sì, quindi esatto. Vediamo o se alle 7, insomma. Anche per fare un po' più felici tutti, insomma, in un modo o nell'altro. Esatto. Cosa facciamo? Togliamo il codice? Allora, è già rimasto troppo. Lasciamo un po'. Lasciamo ancora 2 minuti, sì, dai, troppo buoni. Intanto abbiamo fatto vedere il sito. Mi fate vedere come iscriversi, quindi ricordiamo che il contest è partito, dovete segnarvi questo codice qua in alto e con questo codice dovrete aspettare il resto dello streaming e vedere la seconda parte e il terzo sarà pubblicato su Facebook. Esattamente. Quindi andando poi sulla pagina nostra, nevoninter.it, nella sezione gioco, com'era la cosa? Nella sezione... In italiano. Esattamente. Giustamente. Nella sezione gioco, riscatta la chiave. La chiave. Sì, adesso loro non lo vedono. A quel punto... Siamo nella cosa. A quel punto, esatto. Se siete su riscatta la chiave, inserite tutti, insomma, vostra mail, vostra password, entrate e mettete il codice che avete. No, Morokai mi chiede, ma non l'ho trovato nelle aste, penso che stia parlando ancora del cavallo di fuoco. Vai. No, nelle aste trovi, spiega, questi scrigni che sono con un colore viola, adesso il nome italiano non lo conosco bene, che sono questi scrigni speciali che una volta aperti ti danno la possibilità di vincere degli oggetti, cioè di trovare degli oggetti all'interno, fra cui, diciamo, quello più raro è questo, sì, cavallo punto di fuoco, Nightmare Horse. Cavallo dell'incubo, ecco, praticamente. Dell'incubo, esattamente. Qualcuno dice, sì, in effetti lo trovi all'asta, ma costa 700.000 diamanti astrali. Insomma, è una cosa delle più rare al momento,
quindi non è un riassunto per chi si è appena collegato. Buona domanda. Praticamente, allora, lo vedi questo codice qui sopra? Ecco, questa è la prima parte di un codice pacchetto fondatore Eroe del Nord. Nel corso dello streaming vi faremo vedere la seconda parte e l'ultima parte la pubblicheremo alla fine dello streaming su Facebook. Quindi questo significa che, insomma, se ci segui per tutta la puntata e avrai tutte le informazioni necessarie per riscattare il codice sul nostro sito. Ovviamente dovrai essere più veloce di tutto il resto degli scalmanati attualmente in chat. Allora, il codice sì, deve essere, rispondo a Bandicottilichemmo, grazie per aver scelto il nome chat più lungo di tutti. Sì, sì, bisogna inserirlo con i trattini. Poi c'è un'altra domanda che dice, sì, la pagina di per riscattare il codice è ancora in inglese, perché è una pagina particolare ancora del portale in inglese. Ma sta arrivando in italiano. Però appunto quando è il portale italiano sarà anche in italiano. Però esatto, è molto semplice, basta loggarsi e ricopiare il codice e cliccare. No, il codice... No, il pacchetto del Nord non si può scambiare con una bambola gonfiabile. Mi dispiace, no, questa è una richiesta particolare. No. Non si può. Vediamo un po'. Qua adesso partono anche altre domande. Abbiamo sul anche PvP, una bellissima, abbiamo anche una bellissima cosa da farli vedere in gioco a breve, che molti ci chiedevano. Allora, adesso ci chiedono, aspetta, faccio un'ultima domanda sempre da Josep, il PvP. Al PvP c'è una mappa particolare appunto dedicata al PvP, 5 contro 5, dove appunto affrontare altri giocatori con un gruppo appunto scelto, diciamo, da chi si è messo in coda per affrontare gli altri giocatori. Non c'è ancora PvP open world, dove praticamente esatto, tu cammini e attacchi quelli che sono disposti appunto ad essere attaccati, diciamo, esatto, quando sono in fase PvP. Io direi che è il caso adesso di cominciare a giochicchiare. Facciamo vedere qualcosina in gioco. Sì, dai, facciamoli vedere. Tanto appunto, togliamo il codice. Il codice, spero lo siete segnati. Se no, Magari lo mostreremo dopo con il secondo. Vedremo. No, non lo so. Cominciamo ad entrare su Neverwinter. Il codice riscatto chiave, che sia in inglese o in italiano, è la stessa cosa, cioè vi funziona lo stesso, quindi non vi preoccupate se vi appare in inglese. Ok, intanto... No. Perché c'è una bella cosettina in gioco che gli volevamo far vedere, o meglio sentire, giusto? Ok, qui mi chiede Sirio C, Sirio Risis, Sirio mi chiede Risis se il codice vale per tutti i PG o solo uno. Il codice è per account, ovviamente se lo riscatta un PG... Lo prende quello, diciamo associato, certo, a quel PG particolare. Però gli Astral Diamonds che ricevi con l'Hero of the North, l'Eroe del Nord invece sono quelli, sono per account, esattamente. Esattamente, torniamo subito. Ah, ecco il gateway, mi chiedono. Il gateway, bravo, fagli vedere il gateway. Non avevo parlato, devi aprirlo dalla pagina là. Voglio vedere il gateway. Penso che funzioni già il codice neverinter.it. Gateway, boom. Gateway. Però devi farglielo vedere. Facciamo. Bravo. Facciamo vedere il gateway. Con chi entriamo? Ripeto velocemente. Bello, dove devi mettere il codice, devi andare su neverinter.it. Entrare nella pagina gioco. Cliccare su cos'era? Riscatta su, la chiave. Riscatta la chiave, esattamente. Adesso mi sto perdendo tra tutti i siti. Facciamo, tienila aperta così la possiamo far vedere. Su riscatta la chiave. Sì, esattamente. C'è il menu. Sì, appunto, Michele sta facendo vedere. Comunque, ovviamente mi ha dato solo un pezzo del codice, quindi adesso non funziona. Comunque, questo codice è unico, cioè il primo che lo riscatta avrà il regalo, il pacchetto del Nord. Esatto. Cioè tutti gli altri dopo, sfortunatamente vi apparirà un messaggio e dirà che questo codice è stato già utilizzato. Anzi, facciamogli vedere giustamente cosa c'è in questo pacchetto, perché... Quindi apri, facciamo pure un'altra pagina. Facciamo subito vedere cosa c'è in questo pacchetto, sia... No, qua. Esatto. Questo qui è il pacchetto fondatore dell'Era del Nord. Già qua vedete un attimo una preview di quello che avrete all'interno. Una cavalcatura, un pet, una razza giocabile che è il Draw. Mezzo Berrazzan, nome abbastanza difficile. Punto,
2 milioni di diamanti astrali, che sono notevoli, che diciamo, sono sempre, per iniziare il gioco. Sì, che sono sempre interessanti. Titolo di fondatore, poi ci sono vari oggetti speciali come questo, la realtà di Greylock. Esatto. Avete tutto, 3 slot extra personaggi, così che possono essere molto utili. E il token è di specializzazione, ovviamente. E il token di specializzazione. Quello per, diciamo, se, per riassociare i punti di specializzazione delle skill, eccetera. Esatto. Quindi, insomma, è un pacchetto molto ricco, noi cercheremo di darvelo ogni volta che possiamo. Ogni volta che possiamo. In ogni modo possibile. Come avrete notato, ci sono giveaway praticamente dovunque, via mail. Se vi siete iscritti alla nostra newsletter vi arriveranno giveaway via email, cioè sulla nostra pagina Facebook, ve li regaliamo qua, insomma, cerchiamo di darveli più possibile. Sì, facciamo, ecco. Ci chiedono quando, perché facciamo solo un'ora il lunedì, perché abbiamo scelto questo giorno, ci sono anche i nostri colleghi dei paesi appunto tedeschi, della Germania, della Francia, che anche loro fanno questo streaming con successo da più tempo di noi, quindi noi abbiamo preso lunedì, adesso noi cercheremo di essere di più. Li supereremo. Poi abbiamo quasi 90 spettatori, che comunque sono di tutto rispetto. Assolutamente. Quindi continuiamo pure. Allora, vediamo un po' su altre cose. Altre domande. Sì, il token chiedono, il token praticamente resetta tutte le abilità, quindi puoi rispeccare, diciamo con un termine veramente da MMORPG, puoi rispeccare il tuo personaggio. Sì, esatto. Cosa sono queste armi? Sono delle armi di... Miki, queste... Abbiamo avuto un evento da poco in Germania e avevamo una cosplay che utilizzava queste armi e aveva riprodotto il draw femmina, esatto. Molto molto bello, anzi potremmo anche postare su Facebook la foto della nostra amica. Queste sono le queste armi sono le che brandiva. Appunto. Esatto. Anche i fit, scusate, io continuo a leggere Bruio, dico sì, non solo le abilità ma anche i fit. Che sono abilità speciali per la classe. Sì, sono di plastica. Era gnocca. Ed era molto gnocca, diciamo. Era molto gnocca, diciamo, dai, sì. Anche se hai i capelli verdi, che è una cosa particolare. Non riusciamo a fargli vedere la foto, non l'abbiamo su Facebook. No, su Facebook. Sì, era gnocca, purtroppo non parla italiano, se no mi facevo sostituire volontariamente. Che penso avreste apprezzato. Scusami. Sì, allora, assolutamente. Torniamo allora al gioco, facciamo... Sì. Torniamo al... gioco. Ho capito. Se ti loghi con la mail trovi il... Vedere. Ok, stiamo per entrare in gioco. Problemi tecnici da dire. Il bello della diretta, come si suol dire, quindi. Allora, aspettate un attimo, aspetta che lo chiedo un attimo alla regia. Un secondissimo, proprio. Allora, intanto gli direi che può ripetere un'ultima volta il contest, perché giusto. Anzi, gli faccio rivedere il codicino. Cosa dici? O no? Ma sì. Mentre che il buon Riccardo sta insomma andando a risolvere il problemino, fra tempo 2 minuti vi facciamo vedere in gioco, anzi vi vogliamo far sentire una cosa che molti di voi ci chiedevano e che finalmente insomma risponderemo alle vostre richieste e penso e spero vi piacerà insomma. Il nostro contest praticamente durante questo streaming faremo vedere dei codici. Ne abbiamo già fatto vedere uno, che era la prima parte del nostro codice Eroe del Nord. Durante un'altra parte dello streaming, penso fra pochi minuti, faremo vedere la seconda parte. Quindi, coloro che avranno visto, sia la che sono con noi praticamente dai primi minuti, avranno sia la prima parte del codice che il secondo. La terza parte la pubblicheremo a fine streaming su Facebook. Questo cosa vuol dire? Che se ci avete seguito dall'inizio alla fine,
Il primo che riuscirà a riscattare il codice, insomma, vincerà un pacchetto fondatore Rare del Nord che non fa mai male, insomma, che è bello, bello cicciotto, il più ricco di tutti, diciamo. Ecco qua. Ok, sono tornato. Sono tornato. Scusate, purtroppo il client era settato in tedesco, quindi abbiamo dovuto riprendere il codice per rimetterlo in italiano. Quindi l'unico problema. Intanto rispondo anche alle altre domande mentre tu metti a posto la cosa. Ecco qua, dovrebbe essere. Sì, la pagina ufficiale ci chiede Nutria. Nutria, bel nome. È Neverwinter IT, una parola unica, quindi facebook.com/... Cioè, no, come si chiama in italiano? Io non so più l'italiano. Che cosa, scusami? La pagina Facebook. La pagina Facebook, guarda, la vedi nella parte destra dello schermo. Nella parte destra dello schermo, che è Neverwinter IT. Oh, guardate, è arrivato il nostro amatissimo. Minuscolo e maiuscolo non fa la differenza, questo posso dirlo. Esatto. www.facebook.com/neverwinterit, come vedi nella parte destra dello schermo, insomma. Intanto stiamo crescendo, siamo siti al 91, diciamo. Bene, quindi buono. Cosa facciamo? Un nuovo personaggio, sì. Facciamo un bel nuovo personaggio, che così vi facciamo vedere dall'inizio cosa volevamo mostrarvi. Nuovo personaggio. Qua possiamo pure saltarlo tranquillamente. Cosa facciamo? Maschio o femmina? Ormai siamo rimasti sulla femmina. Beh, io direi di fargli vedere la sorpresa. Ecco, per quello che vincerà... ti hanno chiesto l'altra volta, giustamente. Esatto, per quello che vincerà l'eroe del nord, il pacchetto eroe del nord oggi, il fortunato, avrà a disposizione questa classe, che è quella del Drow, rinnegato di Menzo Berranzan. Sì, ricordiamo che il Drow è al momento non disponibile per tutti, ma lo sarà, ma... Il rinnegato di Menzo Berranzan, se l'ho pronunciato bene, è una cosa esclusiva del pacchetto Eroe del Nord. Esatto. Quindi quello non sarà possibile, non sarà ottenibile in futuro, ma solo per chi prende adesso appunto il pacchetto dell'Eroe del Nord. Esatto. Ma esatto. Il Drow sarà disponibile anche per gli altri. Quindi cosa facciamo? Un bel Drow. Anche. Sì, direi un Drow proprio classico. A me puoi fare anche Drizzt, essere proprio... Facciamo femmina, che secondo me qua la... Sempre femmina. Esatto. Okay. Sì. L'audience vuole femmina. Allora, qua mi chiede Toxgas93 perché avete gioco in italiano. Il gioco italiano sì, è qui, noi lo possiamo giocare quando vogliamo. Esatto. Ma il motivo è che appunto stanno ancora aggiornando la traduzione, stiamo facendo i controlli in modo che appunto non ci siano errori e altre cose. Quindi è praticamente quasi pronto, vi stiamo dicendo. E guarda, c'è anche una domanda particolare. E quindi è questione solo di tempo. Adesso noi stiamo. Questa è una versione ancora alfa della versione italiana. Quindi, una volta che abbiamo controllato il tutto e siamo appunto confidenti sulla qualità, ovviamente lo rilasceremo. E come ho detto, visto che abbiamo già il cliente italiano, vuol dire che siamo molto a un punto avanzato. Come ho detto, manca pochissimo, tra l'altro. Mi chiede, questa è una bella domanda. E comunque sì, la chiameremo Drizza. Certo. Bravo, allora, grazie per averci consigliato il nome. Sirio Riss chiede di leggere le abilità passive del Drow. Abilità passive torna del indietro un Drow. Attimo, questo ecco è interessante, sa, giustamente. No, dietro le, quelle, queste qua. Eccole qua. Che c'è anche la spiegazione. No, questi qui sono... Ma non è... ma hai scelto... non hai scelto... No, fai il Trickster... tu fai non il Trickster Rogue. No, non facciamo il ladro ingannato, facciamo il mago del controllo. Col Drow, ok. Lui vuole sapere quella speciale del Drow Menzo Berranzan, perché ne ha una particolare. Che sono queste qua, il fuoco fatato. Vai, leggi. Leggiamola, quindi il Drow di Menzo Berranzan ha la speciale abilità che è il fuoco fatato. Quando attacchi un nemico hai il 5% di possibilità di attivare fuoco fatato, per 4 secondi riducendo il potere e la difesa del bersaglio del 6%. Quindi io gioco molto spesso il Trickster Rogue e lo posso vedere che è un'abilità molto ottima. Il ladro ingannatore, scusatemi. Ecco, comunque continuiamo. Cosa avevo scelto? Mago del controllo. Mentre tu prepari rispondo a altre domande. Vedo che ci sono moltissime. Allora, vediamo un po'. C'è un bel 18, dai, dammi un 18.
Dammi un 18. Oh. Potete fare più di un'ora oppure giorni alternativi. Giorni alternativi è un po' difficile perché, come ho detto, abbiamo gli altri colleghi degli altri paesi, quindi c'è Polonia, Turchia, Germania, Francia, quindi abbiamo giustamente 5 giorni alla settimana, se no dobbiamo fare il sabato e la domenica, a meno che facciamo una cosa speciale. E un'ora, diciamo, è per fare un po' contenti tutti, in un'ora si dicono già parecchie cose comunque. Ogni tanto non è che abbiamo un'ora precisa, se a volte magari facciamo un po' di più, un po' di meno, non vi preoccupate. Com'è che era il nome? Drizza. Ecco. Oh, okay. Allora, ma i PG creabili sono e saranno sempre due, gli altri soldi si compreranno sempre, al momento è così, se no appunto si può acquistare gli slot alternativi, diciamo, con la moneta Zen, che è la nostra moneta virtuale. Esatto. Ragazzi, riguardo al raid c'è qualcosa? Aiuto qua. Riguardo ai raid c'è qualcosa? Guarda, per ora ti possiamo dire di no. Sono previsti contenuti appunto da più persone, come appunto quello. Io direi una parola, Gauntlegrim, che è una cosa particolare che adesso vi spiegheremo anche. Allora, tanto io inizio. Se uno volesse restare con il gioco in lingua originale può farlo tranquillamente. Sì, puoi scegliere, però direi che è un peccato. Essendo tutto il nostro lavoro per fare il gioco. Direi che ovviamente, sì, non perdi nulla, ovviamente, perché la traduzione italiana è una semplice patch che aggiorna il gioco nella lingua attuale. Cioè, se va in inglese, ovviamente lo puoi tenere in inglese. La patch italiana praticamente verrà appunto aggiunta al client. Non dovrete riscaricare nessun altro client e potrete cambiare la patch. Scusate, la lingua tra le opzioni del launcher, quindi andate su opzioni e c'è un menu a tendina con tutte le lingue e lì apparirà anche l'italiano, quindi a quel punto. Allora, ripeto, le abilità anche speciali del draw sono tre, sì, però del mezzo Berrazzan è solo una, il fuoco fatato speciale. Esatto. Ah, qui stiamo facendo vedere l'inizio. Ne ho letta solo una perché quella speciale, l'altra comunque ce l'hanno tutti gli altri draw. Allora, sì, al momento come PvP ci sono solo i Dominion, ma abbiamo annunciato, sto rispondendo anche a Danny Lonitz. Intanto io alzo un pochino il volume del gioco, perché volevo farvi sentire una cosa. Una sorpresa, è vero, è vero. Andiamola lì al massimo, va. No, no, ma sai, no, non questa perché è molto bassa, quella del... Ma se parli col personaggio si sente. Così? Va bene? Tu prova, adesso vedrai che parlando con come voce. Vediamo se riuscite a sentire. Vediamo se riuscite a sentire. Fateci sapere, Gli dei siano ringraziati. Quando il Draco ci ha attaccato la nave, ho temuto che non ci sarebbero stati sopravvissuti. Cosa ti porta? Sentite? Oh, qualcuno ha sentito. Oh, qualcuno ha finalmente. Sentito. Oh, bene. Almeno. Vedete? Che da qui non riusciamo a sentire. È un po' basso, mi dispiace, dovremmo attrezzarci meglio. Sì, prossima volta CNN chiamiamo. Vedo che c'è una fase di esaltazione. Ovviamente, come rispondi a questa prima domanda? Come al solito sono affari. Sono affari. Ah, silenzio, silenzio. Ma non è il periodo più adatto per viaggiare da questo punto. Come avrai notato, Neverwinter è sotto assedio. Necromante Valindra sta assalendo la città con le sue legioni di non morti. Prova dell'equipaggiamento tra i rottami sulla spiaggia. Girare disarmato è pericoloso. Quando hai finito, vai all'accampamento sulla colonna. Hanno acceso un bel fuoco. Ok, quindi sentite. C'è l'italiano. Sì. Esatto, c'è e l'italiano. Anche stiamo aumentando gli utenti. Sono altri saliti, quasi a 100 siamo. C'è l'italiano, esattamente. Quindi insomma, e poi direi un doppiaggio di tutto rispetto. Non l'abbiamo fatto. Sì, ma cosa l'avete Michele? Però una bella domanda, cosa l'avete doppiato a fare lui che tanto muore dopo 2 minuti di gioco? Sì, no, questo è uno spoiler, non si deve dire. Cazzo, beh, tanto lui l'ha scritto quindi. Comunque, sì, sottofondo audio magari si sente meglio. Ma adesso lo proviamo dopo. Adesso smanettiamo un po' e vi facciamo sapere. Riescono a sentir bene, male? No, dice di togliere magari il sonoro della musica. C'è ragione. Doppio fondo. Bravissimo. E potremo riuscire. Vedi che ci date una mano, siete più bravi di noi. Magari togli gli effetti un attimo. Togli la musica. Musica, anche e anche l'ambiente. Solo, ecco, solo l'audio parlato. Solo gente che parla in mezzo a me. Allora, tanto che tu vai avanti, finisco. Aiuto, mi sono già perso. Mi fate già tantissime domande, sono contento. Ah, anche il tutorial, come potete sentire. Il famoso doppiatore italiano, no, al momento no. Però a seconda di come però, gioco. Però devo ammettere, devo dirvi che giocando, perché io ho già giochicchiato un pochino questo tutorial, eccetera, non mi veniva esattamente il nome, però una voce
è una che avete sentito sicuramente se siete amanti anche di single player, di giochi in singolo, è una voce che avete già sentito anche in altri giochi, quindi questo non mi ricordo il nome purtroppo, però è una voce che insomma ritorna in molti molti giochi doppiati in italiano. Vi faremo sapere. Aspetta, aspetta prima di far sentire. Sì. Allora, finisco alcune domande e poi facciamo sentire l'italiano, forse si sentirà meglio. Allora, adesso di Gun Trigger parleremo fra poco, insieme alla seconda parte del codice, che giusto, insomma, tanto che è già passata mezz'ora e quindi giustamente potremo anche... ecco, sì, stavo dicendo appunto che lo metteremo fra poco. Ma come si salva la partita durante il gioco? Questa domanda è un po' particolare. Si salva la partita durante il gioco perché è un gioco multiplayer. Esatto, si salva diciamo automaticamente. Esatto. Però qualsiasi... non puoi ricaricare il gioco, questo è il problema. Non puoi tornare indietro. No, esatto. Però vabbè, Alt F4. Meglio risparmiare. Adesso vabbè, lo uccideranno poverino nella chat. Però vabbè, almeno abbiamo spiegato. Ti vogliamo bene comunque. Esatto. Dai. Allora, giusto per il vostro tripudio, vi facciamo sentire ancora l'audio senza sottofondo, quindi tutti in silenzio, tutti qua e facciamo partire. Esatto. Che piacere incontrarti. Fa piacere vedere qualcuno sopravvissuto all'attacco della nave. Quando ti senti pronto, vieni di nuovo a parlarmi, credo di avere bisogno del tuo aiuto. Vai ancora. Eccolo qua. Anche se abbiamo fermato le forze centrali di Valindra, la battaglia non è ancora finita. Il campo di battaglia pullula di non morti senza cervello che hanno perso i loro padroni nel combattimento. Come se non bastasse, il nemico vuole metterci contro anche i nostri morti. L'accolito Neyman sta recitando un rituale di Kelenvor per seppellire gli ultimi deceduti. Saremo sicuramente attaccati. Devo restare qui e assicurarmi che Neyman finisca il suo rituale. Puoi perlustrare il campo di battaglia alla ricerca di eventuali feriti e mandarli qui. Quando hai finito, vai all'accampamento di Delme Court e aggiornalo sulla situazione. Insomma, direi il doppiaggio è un signor doppiaggio. Direi. Adesso non li diamo troppo, se no dopo non no, esatto, non li diamo troppo perché sennò spoileriamo tutto. L'abbiamo già sentito, quindi insomma avete sentito, è un'altra, è tutta un'altra cosa. Questo doppiatore non mi è nuovo, vero? Vero che l'hai notato anche sì, tu sì. Non mi viene il nome, però anche a me non è nuovo per niente. Ci dobbiamo informare tramite l'agenzia che ci aiuta in questa cosa. Insomma, era questo che volevo farvi vedere. Non andiamo troppo avanti perché sennò spoileriamo tutto e vi lasciamo il piacere della scoperta. Non abbiamo come altri giochi il doppiaggio degli orchi napoletano. No. Senza fare altri nomi. No. O il doppiaggio... O il doppiaggio... I nani che cos'erano? Non mi ricordo. Vabbè, comunque insomma un altro discorso. Allora, lagga lo streaming. Mi dispiace, ma... Penso che sia la tua connessione internet che magari ha dei problemi. Di solito basta fare un refresh e di solito funziona. Come ho detto, appunto, potete fare tasto destro sulla pagina dello streaming e abbassare la qualità. Penso. Io sono napoletano, qualche problema con il mio dialetto? Assolutamente no. No, no. Cioè, noi amiamo i napoletani, amiamo tutta l'Italia. Però, insomma, dai, in un gioco come io non potrei fare un voiceover perché sono palesemente con un accento del nord, penso l'abbiate notato, insomma, è sempre meglio avere degli attori che abbiano un'inflessione neutra. No, questo in generale. La scelta napoletana è molto divertente e azzeccata per World of Warcraft. Noi abbiamo dovuto scegliere una neutra perché non abbiamo delle fazioni, eccetera, quindi usiamo proprio una lingua neutra. Esatto, sì. Okay. Allora, qua vediamo un po'. Sono altre domandine. Token, anzitutto poi un'altra cosa che abbiamo dimenticato di dire è che la scorsa settimana è venuto anche un ospite a seguirci che è Mascalzone, che è l'editor di MMORPGitalia.it, che ci è venuto qui a trovare, abbiamo fatto vedere appunto l'ufficio, abbiamo parlato anche insieme del gioco e abbiamo fatto anche uno streaming offline in cui abbiamo registrato la puntata, abbiamo parlato anche di molte altre cose. Se volete appunto vederlo, lo posteremo su Facebook oppure potete andare su MMORPG Italia per dove c'è la news esattamente. Tempo del secondo codice, direi di sì perché è già passata più di mezz'ora, quindi preparatevi tutti perché adesso mettiamo la seconda parte e siamo già quasi a 100 esatto, questo è il secondo. Ok, allora pronti, 1, 2, 3, via, fai partire. Ecco il secondo codice. Questa è la seconda parte. Quindi scrivetelo. Quindi è più facile questo. È più facile perché sono solo tre caratteri, ma insomma.
C'è gente che si è connessa e chiede la prima parte, però giustamente, come abbiamo detto, questi codici li stiamo dando ai nostri fedeli ascoltatori che si stanno seguendo tutto lo streaming dall'inizio alla fine. Se diamo il primo codice già adesso, ovviamente anche il primo codice probabilmente roviniamo, diciamo, l'esclusività di quelli che ci hanno seguito fin dall'inizio. Quindi non perdetevi, il prossimo lunedì faremo sicuramente una cosa analoga, quindi se volete vincere un pacchetto fondatore dell'area del nord, insomma, collegatevi appena potete, vi faremo vedere. Ma magari, insomma, pensiamo anche a altre modalità, insomma, questo è un esperimento, vediamo, vediamo. Sì, comunque, insomma, abbiamo dato il primo codice nella primi 10-15 minuti dello streaming. Adesso stiamo dando il secondo. Come ho detto, dovete riscattarlo nella nostra pagina levelinter.it, nella sezione gioco, e riscatta la chiave, nel menu riscatta la chiave, dove dovrete loggarvi se non siete già loggati e ricopiare il codice con i trattini. Qui stanno partendo un sacco di altre domande, gente che vorrebbe dare di tutto per il primo codice, o tutte e due, o anche il terzo. Il terzo arriva su Facebook a breve, a breve, a fine dello streaming, pubblicheremo su Facebook uno status update. Se volete lo facciamo in diretta. La gente sta spammando codici a caso per dare fastidio a chi gli altri ce l'ha. Esatto, deleted link, sì, esatto. Allora, tanto che lo lasciamo, il codice. Tanto che lo lasciamo, sì, per qualche minuto. Possibilità. Mi chiedono, se Narino mi chiede, a crescita dei nuovi path verranno dati dei token per mettere i poteri a posto? Esattamente sì. Al momento... Assolutamente sì. Ah, questo lo sai tu meglio di me, perché questo lo so io. I famosi token di rispecializzazione verranno dati, sì. È stato deciso che, insomma, verranno dati per darvi la possibilità di, insomma, ristudiarvi il personaggio come preferite, come volete. Quindi sì. Ok, allora, sai cosa dovremmo... Io direi di fargli vedere Gontogreen. Che Gantagrin, magari non sì. Tutti hanno seguito. Abbiamo annunciato il lancio live della versione inglese del gioco. Abbiamo parlato della prima espansione. Ma il primo contenuto che riceverete è Gontogreen, che è puramente un grossissimo contenuto endgame PvP, che adesso appunto vi illustreremo brevemente, perché non abbiamo ancora rilasciato il video in italiano con i sottotitoli. Quindi ve lo posso mettere. Me lo mettiamo fra poco. Un attimo qua, ci sono altre domande. Un altro paio di domande ve lo mettiamo. Perché avete messo i punti negativi, interrogativi per... questa mi sa che chi è che me l'ha chiesto? Perché ti hai messo tra i punti interrogativi? Ah, ok. Danny Lon. Purtroppo, come ho detto, abbiamo fatto della prima parte, nella prima parte dello streaming, che adesso abbiamo nascosto. La seconda parte adesso è visibile a tutti. La terza parte verrà pubblicata su Facebook dopo la fine dello streaming. Fammi rispondere alla domanda di Maximilian Ps. No, scusami, Revolution 69. Le fonti da creare sono possibili da creare anche in italiano un po'. Contorta, comunque sì, perché praticamente le quest Foundry, le missioni Foundry, sono contenuti creati esclusivamente da voi, quindi se voi decidete di scrivere il contenuto, i dialoghi della quest in aramaico, siete liberi di scrivere in aramaico, come siete liberi di scrivere in dialetto napoletano, tornando al discorso di giusto, prima. Giusto, sarebbe bello vedere. Esatto. La quest oppure, è napoletano. Oppure, sì, in Italia, come volete, veramente, le Foundry vi permettono di fare qualsiasi cosa. Quindi, di creare la quest che volete, come volete, con le modalità che volete, con la difficoltà che volete. Potete addirittura decidere di fare una foundry solamente con degli indovinelli, senza nessun combattimento. Siete liberi di fare tutto con le foundry, assolutamente. Sì, tutto il contenuto appunto sarà tradotto in italiano. Ce ne sarà anche un menu che vi permetterà di filtrare le varie quest foundry create appunto da altri italiani, quindi per lingua. Esatto. In modo che non finiate con quelle inglese. Esatto, ci sarà proprio un menu appunto per selezionare la lingua. Arene dice, sono 3 o 4, perché adesso non tantissimi giocatori italiani lo stanno facendo, ma ovviamente quando il gioco sarà rilasciato in italiano ci saranno molti più giocatori che si sbizzarriranno a costruire nuove quest. Dove si riscatta il codice? Ve lo facciamo rivedere. Il codice si riscatta sul nostro sito. Se andate su www.neverwinter.it, se andate su www.neverwinter.it e andate su riscatta la chiave, nel menu gioco su riscatta la chiave, a quel punto dovrete accedere con le vostre credenziali, fare login, e a quel punto ci sarà un piccolo riquadro dove inserire il codice,
Quindi il primo codice l'abbiamo già dato, il secondo è già sparito. Il secondo è già sparito, ma adesso riappare. Riappare, lo facciamo vedere ancora con brevemente. Adesso abbiamo quasi... Non vogliamo arrivare a 100 oggi, no. Comunque è sempre un buon numero. Lo lasciamo ancora qualche minuto. Qui vedo altre domande che però adesso... No, è tempo di fare vedere il Gunter Gang. Esatto. Io direi adesso... Che è un bellissimo contenuto. Penso che non tutti l'avete visto perché non... non abbiamo non abbiamo ancora sottotitolato in italiano. Esatto. Quindi ve lo faremo vedere adesso. Questo. Esatto, arriverà anche questa breve. Quindi, once the thriving capital of an ancient dwarven civilization, the lost city of Gontalgrim is now a battleground for level 60 adventurers and Neverwinter. In this epic 40 player endgame event, competing heroes are divided into two factions. Questo qui ovviamente è in inglese, ma insomma, anzi, faccio una pausa. Provo a mettermelo in pausa e vi spiego. Quindi questo è un contenuto PvP endgame per giocatori di livello massimo, che al momento è 60, e cosa consisterà? In due squadre che si affronteranno di 20 contro 20. Quindi comincia a diventare già abbastanza massivo. Esatto. Che si devono confrontare in tre fasi in questo speciale dungeon. Un PvP dungeon, chiamiamolo. E non ce ne sono tanti di questo tipo. Quindi praticamente la prima parte consiste nel combattere dei mob, appunto, gli NPC, cioè mossi dal computer, e accumulare certi oggetti speciali. Adesso continuiamo a far partire il video. Questa, appunto, come ho detto, alla parte 1, la prima parte, il tabernacolo d'acciaio, dove appunto con la tua squadra dovrai combattere questi mob e uccidere nel più breve tempo possibile. È un misto. E accedere alla seconda parte, una volta che hai accumulato degli oggetti, uccidendo sempre questi mob. E ovviamente anche il tempo conta moltissimo in questa cosa. Faccio vedere un attimo adesso, così per trovarmi al stesso punto della spiegazione. Sì, ci sono anche dei boss epici da combattere. Nella seconda parte, appunto, ci sarà il vero proprio PvP, in cui combatterete contro l'altro team avversario, che avrà dovuto ovviamente affrontare. Fermalo un attimo, se no non riesco. Scusate, non sono lo pratico. Quindi, nella seconda parte dovete affrontare l'altro team avversario, che avrà dovuto anche lui stesso, appunto, combattere altri mob nel meno tempo possibile e accumulare certi oggetti che vi permetteranno di utilizzare queste catapulte che indebiliranno la squadra avversaria. Quindi chi riesce nella prima fase a uccidere più mob nel meno tempo possibile e raccogliere questi componenti delle catapulte avrà un netto vantaggio, diciamo. Esatto. Poi nella seconda parte, appunto, ci sarà il PvP vero proprio, dove combatterete, dovete tenere appunto delle zone come al momento è nel Dominion e affrontare appunto gli altri 20 giocatori, e quindi sarà, insomma, un po' diverso. Adesso è 5 contro 5, ancora più fattibile. 20 contro 20 richiederà molta più coordinazione. Esatto. Tra i vari gruppi. Tra i vari gruppi, perché ovviamente dovete sconfiggere mostri e in più anche gente pensante contro di voi, quindi diventa interessante la coordinazione. Di un gruppo da 20 è sicuramente diverso. Sì, di un gruppo non da si può andare ovviamente in giro a caso, che se no vi distruggono. No, ammazzati. Vi facciamo finire quindi di per i clan sarà importante. Quindi, come vedete, appunto, avrete queste catapulte da riparare, da utilizzare. Questo sarà il PvP. Ci saranno anche dei boss, giusto per creare più confusione all'interno, come avete visto. Quindi, eccoci qua. Poi qua c'è il famoso, c'è il Beholder che ci sta facendo anche compagnia nell'altro stream. Questa è la terza parte adesso. Fermo ancora il video, se no mi perdo. Nella terza parte, ovviamente, il team vittorioso, quindi quel che appunto ha avuto la meglio sull'altro team avversario, accederà a un'altra area particolare, privilegiata, diciamo, dove dovrà combattere ancora contro altri mob e altri boss epici, ma la ricompensa sarà di un livello molto alto, diciamo. Mentre il secondo team, qui puoi far continuare il video comunque, certo. Magari abbassa l'audio perché sennò magari non mi sentono. Appunto, questa è la parte terza, come dicevo. Chi ha vinto potrà accedere a questa parte, il team vincente, dove potrà affrontare dei mob molto più temibili, ma la ricompensa finale sarà molto alta. Come vedete, anche l'ambientazione è molto grossa, perché essendo un posto dove si devono combattere 40 persone più i vari mob, che insomma vi staranno alle costole, ci vuole anche un certo spazio di movimento. Ma il team, diciamo, sconfitto non è che sarà
non finirà lì il game, avrò accesso a una seconda area dove anche lì dovrà affrontare altri mob, altri boss epici e ricevere comunque insomma un'ottima ricompensa, che sarà minore rispetto a quella del team vincente, ma comunque insomma una ricompensa molto alta, ottenibile solo in quest'area. Quindi esatto. Magari se anche non siete fortunati, siete nel team non vincente, appunto affrontando di nuovo questo interessantissimo contenuto, potrete magari essere fortunati e essere nel team vincente nella seconda parte. Ah, torniamo a ricordarvi, per quelli che sono collegati da poco, questo qui è il teaser site, scusate. Di presentazione. Esatto, la pagina di presentazione, la pagina di anteprima di Fury of the Feywild, come vedete è già tradotto tutto in italiano. È la prima espansione vera e propria di Neverwinter, che arriverà a brevissimo anche questa, in estate. Quest'estate li sommergiamo di roba, lingua italiana, sì, ci sarà patch. Salterete le vacanze, praticamente. Salterete ma le tanto vacanze. C'è crisi in Italia, quindi tutti a casa a giocare a Neverwinter. Tutti a casa a giocare a Neverwinter, oppure se avete una spiaggia attrezzata, un bel wifi sotto l'ombrellone, aiuto, siete a posto. Sarà un po' difficile. Qua continuano a chiedere se, per esempio, il level cap aumenterà. Questo non possiamo ancora dirlo, perché dovrà uscire appunto il post ufficiale che spiegherà cosa troverete nella nuova espansione. Come vedete non c'è ancora, il sito è solo di presentazione, ma non c'è ancora spiegato il tutto. Poi vediamo un po', il dungeon, Galtilgrim durerà tipo un'ora. no, è basato, non vi preoccupate che comunque il tempo necessario a finirlo sarà sufficiente, non è una cosa che appunto vi terrà ore e ore bloccati, diciamo. Come sarà molto rapido, anche perché c'è un countdown che dovete appunto uccidere dei mob in un certo tempo, in un certo periodo, e poi automaticamente il computer vi metterà a affrontare la seconda parte, dove appunto duellerete contro l'altro team. Esatto. Nuove razze, qualcuno, classi, anticipazioni, tutto questo ne parleremo una volta che avremo la possibilità di annunciare i dettagli della nuova espansione. Esatto. Quindi al momento dobbiamo rimanere ancora belli abbottonati. Belli abbottonati, però vi assicuriamo che ogni volta che durante questo streaming del lunedì vi diciamo veramente tutto quello che possiamo dirvi e anche di più. E anche di più, perché ad esempio quello delle voci in italiano, della lingua italiana anche diciamo parlata in gioco, era una cosa che insomma abbiamo anche combattuto per farvela vedere in anteprima qui. Rispondo quindi anche a Driache 7, è un'espansione, sì, è come una patch che comunque aggiorna il gioco con questo contenuto e non è extra, è completamente gratuita, quindi tutti potranno accedere a questa espansione, non dovete comprare assolutamente nulla. Ricordiamo che questo è un gioco free to play. Ci si iscrive, lo si scarica, lo si installa e si gioca gratuitamente. Esatto. Poi quello brutto. Poi diciamo Dalinonitz ci chiede che cos'è quel brutto lì. È un beholder. Che wow. Fa parecchio male. Comunque, come se hai giocato a D&D pen and paper, cioè con gli amici, cartaceo. Esatto. Era uno dei più temibili, diciamo, fa molto male. E appunto lo troverete anche in Galtilgrim, come avete visto nel filmato. Sì. Allora, non sentite freddo? No, per fortuna l'ufficio è riscaldato. No, non forse siamo perché ancora sentiamo brividi di paura avercelo qua dietro. Ah, sì, che si muove, certo. assolutamente. Intanto sì. Qui siamo a 105, ce l'avete fatta superare i 100, che ci stiamo un po' preoccupando. Ecco. Forse hanno sentito parlare del codice per riscattare l'eroe del nord. Infatti stavamo dicendo, se non arriviamo a 100 il terzo codice non lo diamo. No, non è vero, stiamo scherzando, ve lo diamo comunque. No, invece l'avete fatto, siete andati appena in tempo. Posso essere vostro figlio? Cos'è, una coppia di fatto? Posso essere vostro figlio? Ci chiede. No, la mia ragazza non apprezzerebbe. No, esatto. Comunque. Allora, il sistema per accedere sarà come la coda attuale per Galtilgrim. Questo appunto lo sapremo, presumo di sì, anzi sinceramente abbiamo appena annunciato, quindi non sappiamo bene i dettagli, ma appunto appena ci avviciniamo alla release di questo contenuto, cioè scusa, al rilascio di questo contenuto, ovviamente avrete tutti i dettagli su come funzionerà, le tempistiche, i mob, eccetera. E se avete domande cominciate appunto a scrivere sul forum e Michele si premurerà di risponderò per quanto posso, anche cose. Su Facebook ci trovate ovunque. Facciamo rivedere la nostra pagina di Facebook per chi si è collegato da poco e che per chi soprattutto non conoscesse, che abbiamo un contest, perché per quelli che anche giustamente si stanno lamentando del fatto che si sono collegati insomma dopo, non vi facciamo vedere la prima parte del codice, state tranquilli perché se andate sulla nostra pagina Facebook, come vedete c'è un altro contest. Praticamente arriveremo ad ogni traguardo che raggiungeremo, quindi il primo è 1500 mi piace,
daremo, regaleremo dei pacchetti aggiuntivi e pacchetto fondatore Eroe del Nord. A chi? Come si fa a vincere questa cosa? Basta andare sul post che vi faccio vedere in questo momento, che è questo qui, e semplicemente condividere questo status, questo post. Se voi andate su condividi e condividete questo post, entrate automaticamente in lizza, diciamo, per vincere uno dei pacchetti Eroe del Nord, uno dei pacchetti, degli altri pacchetti in palio, ogni volta che arriveremo a un traguardo, diciamo. Esatto. Questo qua durerà più tempo, esatto, per permettere anche a chi, a nuovi fan, diciamo. Durerà fino a che non arriviamo a 6.000. Fino a che non arriveremo a 6.000. Quindi voglio dire, intanto ridendo e scherzando, scusa se ti interrompo, siamo a 100 spettatori e mancano anche 5 minuti. Cioè abbiamo già fatto un'ora praticamente. Sì, è volata. Comunque, è volata un'altra volta. Esatto. Ci dispiace anche dover chiudere, insomma, fra poco. Come veniamo a sapere di aver vinto? Molto semplice. Se comunque seguite la pagina di Facebook abbastanza, insomma, regolarmente, come dovreste, abbiamo già paternale di Riccardo. No, al momento abbiamo anche 1286 fan. Esatto, quindi 1500 diciamo che non è neanche troppo lontano, anzi. Esatto, molto vicino. Esatto, una volta che arriveremo a 1500 e quindi verrà scelto il primo vincitore, scriveremo un post su Facebook dicendo semplicemente il nome del vincitore e lo inviteremo a contattarci tramite messaggio privato. Quindi una volta che, se vedete il vostro nome in uno dei post e avete vinto, mandateci un messaggio privato e noi vi invieremo di rimando il codice. Quindi adesso abbiamo, appunto, mancano tre minuti, avete un sacco di domande. Come vi ho detto, rifai vedere il link del forum, come andare sul forum dove poter, esatto, rispondere a tutte queste domande. Per andare sul forum, guarda qua, basta andare su neverwinter.it e semplicemente andare sul menu in alto, comunità, e cliccate su forum. A questo punto siete nel forum italiano di Neverwinter. Qui potete sbizzarrirvi, chiedere, insomma, qualsiasi cosa, discutere con, insomma, tutta la comunità italiana di Neverwinter, discutere sulle classi ufficiale chiaramente, sì, sulle classi, sul PvP, sul Foundry. Se avete una quest del Foundry che volete condividere, potete tranquillamente andare nella sezione dedicata qui del Foundry e, insomma, farla vedere. Possiamo, guarda, quindi, possiamo, come ho detto, appunto, c'è già richiesta di su Facebook per te. Ho visto che succede. Comunque, no, purtroppo Satani, abbiamo che iniziato alle 18:30, abbiamo anticipato perché, sapendo che ci sono vari video sulle 3 di Los Angeles, abbiamo cercato di anticipare per permettere anche agli altri di seguire questi altri streaming. Esatto. Comunque l'avevamo annunciato su Facebook. Allora, cosa facciamo? È tempo di far vedere il nuovo, insomma, la terza parte di codice? Ma la facciamo vedere o la mettiamo su Facebook? No, la mettiamo su Facebook, ma la mettiamo in diretta? Ecco. Cosa facciamo? La mettiamo in diretta o finiamo? Minuto? Potremmo anche metterla in diretta. La mettiamo in diretta, dai. Quindi adesso preparatevi tutti, ripeto un'ultima volta come riscattare il codice. Ok, esatto. Prima di, esatto. Se avete seguito la prima parte dello streaming, avete il primo codice con un trattino. La seconda parte del codice l'abbiamo dato tipo un quarto d'ora, 20 minuti fa. E adesso, appunto, posteremo la terza parte. Quindi il più lesto, che è già lì con la pagina pronta. Senti come sei. Quello che ha la pagina pronta e, appunto, si avvierà a digitare, appunto, la terza parte del codice e cliccherà riscatta. Sarà il vincitore del codice. Anzi, se lo facciamo in diretta, ce lo possono dire subito. Se avete vinto, possiamo vincitore anche annunciarlo e fargli le congratulazioni. Esatto. Quindi andiamo subito sulla pagina di Facebook. Come ha detto adesso Michele, anzi no, nascondi la pagina e poi la metti col codice che è pronto. O lo vuoi? Esatto. No, c'hai ragione, okay. Adesso pubblichiamo fra un attimo il codice finale, quindi state tutti pronti, perché è un pacchetto, appunto, come dito, di un valore di circa 200 euro con, appunto, mount rara, companion, cioè come proprio pet, che è la pantera, e 2 milioni di diamanti astrali, tantissime altre cose, mica pizza e fichi, come a testalta giustamente ci ricorda. Quindi stiamo facendo adesso, Michele sta scrivendo il codice del terzo e la parte finale del codice su Facebook, che fra un momento lui pubblicherà. Quindi, una volta che è cliccato, apparirà la pagina. Noi, vabbè, la faremo vedere anche qui
in streaming, con cui concluderemo la streaming di oggi, esatto. E quindi insomma direi che grazie ancora per averci seguito. È stato davvero un piacere. È stato un piacere, esatto. Adesso aspettiamo, adesso pubblichiamo, glielo facciamo vedere in diretta. Pubblichiamo. Allora, pubblica e poi click veloce. Pronti? Okay. 3, 2, 1. Pubblicato, ragazzi. Eccolo qua. Pubblicato, eccolo qua. È questo qui. È questo qui. 58WS. Si staranno ammazzando. Adesso crash del sito. Tipo, refresh. Adesso facciamolo anche noi, refresh, per aiutare. Adesso già voglio vedere chi ha vinto. Vediamo se lo annunciano. Si coprirà, sarà coperto di insulti dagli altri, ma sarà... almeno noi facciamo, sì, le congratulazioni. È stato riscattato, eh? È stato riscattato. Perso, hanno già fatto. Non c'era compe... dovevi seguirci. Mi è caduto Facebook, impossibile. No. Gente che si sta uccidendo. Ma do che velocità, yeah! Dani Loniz, ho vinto! No, ha vinto lui, Dani Loniz, bravo, congratulazioni! Bravo Dani Loniz! Congratulazioni, è stato il più veloce, è stato il più veloce, quindi sì, bravo, bravo tu! Beh, ecco. Complimenti, è stato davvero... Complimenti! Neanche avevamo un attimo... Neanche postato l'aveva già messo. Complimentissimi, complimentissimi veramente. Complimenti a Dani Loniz, uno dei tanti vincitori, perché come ho detto premieremo anche altri che verranno appunto a seguirci nei prossime settimane, quindi non vi preoccupate. È uno dei tanti vincitori perché come ripetiamo sempre, metteremo sempre codici, premi e quant'altro, sia durante lo streaming ogni lunedì, sia su Facebook con quel contest che vi ho fatto vedere pochi minuti fa, e se siete iscritti anche alla newsletter daremo l'opportunità anche a chi segue la newsletter tramite un altro contest di vincere un altro pacchetto Ora del Nord. Quindi insomma le possibilità ci sono, non disperate, non vi preoccupate. E comunque un'altra domanda ultima per finire. Exil3 chiede il link del video Gantelgrim, del contenuto PvP. Sì, lo appena sarà diciamo localizzato in italiano, quindi sì, a breve metteremo i sottotitoli in italiano, lo pubblicheremo, quindi esatto. No, non vi preoccupate. Esatto. Con questo direi che sono le 7:32. Vi lasciamo andare a mangiare. A mangiare, giustamente. Una bella pasta, mangiate una bella pasta perché qua veramente purtroppo non è il massimo, esatto, per l'Olanda. Per me è una bella pasta al pesto, non so, fate quello che volete. Quindi vi salutiamo dagli studios. Dagli studios di Perfect World, esattamente. E vi rimandiamo al prossimo lunedì, che sarà verso appunto 6:30, 7, ma comunque vi ve lo comunicheremo. Vi ringraziamo per il vostro tempo ancora una volta. Vi promettiamo che vi premieremo ancora, premieremo anche altri nostri fan. Esatto. E a questo punto vi salutiamo e buon gioco. Buon gioco, buon divertimento, e ci vediamo in gioco. Esatto, ci vediamo in gioco sul forum Facebook. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.